fil rouge è il ruolo della giurisprudenza, è il ruolo del giudice, è il ruolo dell'interpretazione della norma, che è un ruolo ormai sempre più centrale. Credo che se dovessi tirare le conclusioni di tutte queste sessioni, l'importanza di questo ruolo, l'aumento di questo ruolo, qualcuno dice a dismisura, mi sembra che ne esca confermato. È sintomatico che oggi questo convegno sia stato celebrato nel giorno della sentenza sulla trattativa, perché è una sentenza che, a mio parere, ne sono molto preoccupato, cambia un paradigma nella storia giudiziaria di questo Paese. Stamattina abbiamo avuto una vivace, vivacissima sessione guidata dal Presidente, il nostro Presidente Spigarelli, sul tema delle nuove mafie, sul tema dell'interpretazione evolutiva. Questo processo, il processo sulla trattativa, ci consegnava il ruolo anche di una magistratura che si erge a storico e a storia del Paese. Credo che l'avvocatura sarà chiamata a delle grandi battaglie su questo terreno. Non è che l'avvocatura si deve rassegnare a essere marginale e a lasciare il governo dell'interpretazione soltanto ai giudici. Dovrà svolgere il suo ruolo, dovrà intervenire, dovrà difendere le garanzie democratiche. Noi come l'APEC a questo tema siamo sensibili e crediamo di poter spendere delle carte utili. Poi... Questa sentenza non dimostra che quelli che sono preoccupati del ruolo sempre più centrale dell'interpretazione, talmente centrale da diventare la maniera di costruire le norme, porti ad emersione il problema e quindi imponga di riflettere se non siamo andati troppo in là. Abbiamo appena sentito Costantino Visconti che ha francamente ammesso che in tema di 416 bis alcune sentenze della Corte di Cassazione vanno al di là della legge e fanno il lavoro del legislatore, e con tutta l'interpretazione evolutiva, con tutto il ruolo dell'interpretazione che si vuole riconoscere, questo è un mestiere, dice Visconti, che i giudici non dovrebbero fare. Costantino Visconti ha detto qualcosa di molto interessante stamattina. Ci ha parlato del lavoro della Commissione Fiandacca, dove lui era, che aveva il compito di modificare la norma, il 416 bis, per via legislativa. E ci ha raccontato come a un certo punto si sono resi conto che era impossibile trovare un punto d'accordo per arrivare a una nuova formulazione normativa valida, e che il rischio era che modificando la norma si finisse per rendere completamente di libera interpretazione, senza tipicità, questa norma, e hanno preferito fidarsi dell'interpretazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo prendere atto che il ruolo dell'interpretazione, per un complesso di motivi politici, culturali, il diritto europeo, il ruolo delle corti europee, è un ruolo centrale. Noi avvocati dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Se vogliamo restare abbarbicati alla nostalgia del tempo che fu, aspettare Godot, cioè un legislatore che ritorni a essere quello che è, non mi sembra il caso, o se vogliamo trovare noi un modo di portare avanti, di inserirci in questo processo, di portare avanti. Io penso che lo spazio ci sia. Se esiste una cultura forense è il momento di tirarla fuori, di partecipare. Noi dobbiamo difendere i valori costituzionali. I valori costituzionali, l'ha appena ricordato Paolo Ferrua, c'è la soggezione del giudice soltanto alla legge, alla legge. Il legislatore è morto. Cioè, se io penso a cosa sarà la qualità del legislatore nei prossimi anni, mi metto le mani nei capelli. Se le mie fosche previsioni sono esatte, noi dovremmo invece valorizzare il ruolo dell'interpretazione, perché noi non incideremo più sul legislatore. Abbiamo visto che il lobbismo d'accatto, quel lobbismo purtroppo praticato ultimamente dalle nostre associazioni, non porta a nessun risultato. Quindi dobbiamo fare una resistenza. Come la facciamo? Certo, resistenza passiva, le astensioni, oppure decidere di giocare le nostre carte sul ruolo della giurisprudenza. Io lo ripeto molto spesso, all'idea di una magistratura monolitica non credo. Ci sono spaccature. Secondo me oggi la divisione tra riformisti e reazionari, tra giustizialisti e progressisti, domani c'è una sessione sul garantismo in cui chiedo e conto di sviluppare questo discorso, è trasversale. Non passa più da avvocati da una parte, magistratura dall'altra. Secondo me è trasversale, con le rispettive differenze. E su questo terreno noi ci giochiamo il futuro.